Benvenuti al consueto appuntamento del notiziario Aurunco, rubrica curata dalla direttrice Giovanna Cestrone ed il nostro staff. Apriamo con una triste notizia, la scomparsa di Giovanna Longo, insegnante, moglie e mamma esemplare, che aveva fatto del ricordo del figlio Tullio una ragione di vita. Tullio Vellucci, brillante avvocato in carriera, morì nel gennaio del 2018 dopo 3 anni di coma a seguito di un colpo di pistola all'addome. Da quella tragedia la mamma Giovanna e il papà Antonio erano costantemente impegnati nel sociale, creando la fondazione Tullio Vellucci Longo con scopi umanitari e solidali. Tante le iniziative realizzate dall'associazione stessa, dai numerosi premi e borse di studio per studenti all'intitolazione di un complesso scolastico in Burkina Faso al figlio Tullio. Lo staff di Radio Web Aurunca si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa dell'amata signora Giovanna. Fondi in arrivo per il completamento dei lavori di Villa Tuozzi, meglio nota con il nome di Clinica delle Palme. È stato infatti approvato il PNRR che consentirà, grazie al finanziamento ottenuto di 845.000 euro, di rendere fruibile dalla comunità l'ex proprietà del Cavaliere Tuozzi, un tempo presidio sanitario più importante di Sessa. La struttura fu donata dal Cavaliere al Comune Aurunco affinché fosse allestita una scuola materna pubblica al suo interno. Dopo anni e anni di diatribe con gli eredi, il Comune ottiene il lascito testamentario. Ora si attende solo il completamento della struttura. Torna domani 6 novembre 2022 l'appuntamento con le domeniche gratuite nei luoghi della cultura, con accesso gratuito in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. A Sessa si potrà godere delle bellezze custodite nel Teatro Romano e nella sala espositiva presso il Castello Ducale. La Diocesi di Sessa Aurunca ospita la 72esima Giornata Nazionale del Ringraziamento, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con le direzioni nazionali di Agliterra, Coldiretti, FAI CISL, Federagri, Terra Viva, con il patrocinio del Comune di Sessa Aurunca. L'evento si apre oggi 5 novembre nel Teatro Cinema Corso Seccariccia con la riflessione biblica della professoressa Rosanna Virgilio, a cui farà seguito un momento di preghiera e di riflessione, animato dall'ufficio liturgico della Diocesi di Sessa Aurunca con i giovanissimi studenti degli istituti comprensivi San Leone IX, Caio Lucilio e Committo Nazionale Agostino Nifo, nel cammino che attraverserà il centro storico di Sessa. A concludere la rappresentazione in Piazza Castello sul tema della giornata a cura dei giovani del Lista Agostino Nifo di Sessa Aurunca del Liceo Galileo Galilei di Mondragone. La 2 giorni si concluderà domani 6 novembre con la Santa Messa celebrata nella Chiesa dell'Annunziata e la benedizione dei mezzi agricoli. Ricordiamo che domani 6 novembre la messa sarà trasmessa sulla RAI. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, intervenuti a seguito della segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento 112, hanno trovato un 42enne di origine algerina, domiciliato a Sessa Aurunca, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre stazionava pericolosamente sul secondo binario dello scalo ferroviario di Falciano-Mondragone, causando l'interruzione del transito del treno regionale proveniente da Napoli con destinazione Roma. L'algerino, persuaso dai carabinieri ad allontanarsi dalla sede della strada ferrata, è stato accompagnato presso gli uffici della stazione ferroviaria, dove ha aggredito i militari con calci e sputi, venendo però bloccato con il supporto del personale sanitario del servizio 118, fatto intervenire sul posto. A seguito della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, subito sottoposto a sequestro. È stato inoltre deferito in stato di libertà per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, resistenza a un pubblico ufficiale e detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Cerimonia di inaugurazione delle Favole di Luce, il grande e tanto atteso evento che si terrà a Gaeta dal 29 ottobre al 15 gennaio 2023, tra entusiasmo e polemiche. La magica atmosfera del Natale, che tornerà a far sognare grandi e piccini con le fantastiche installazioni e proiezioni artistiche che illumineranno i monumenti e i bastioni della città di Gaeta, suscita anche qualche polemica in chi si chiede se sia poi così necessario tenere accese le luci e consumare tanta energia elettrica per così tanti giorni, in un periodo di crisi e mestizia come questo. Ma gli esercenti della città turistica reputano le Favole di Luce un'occasione di rilancio economico per le loro casse. Attendiamo con fremito l'organizzazione delle manifestazioni natalizie anche sul nostro territorio. Passiamo ora alle notizie sportive con il nostro Aldo Matano. Grazie Alessia per la linea e parliamo di sport e quindi calcio.
con la Sessana che sabato scorso ha vinto tra le mura amiche per 1-0 contro la Virtus Afragola, mentre il Cellule, nello stesso girone, il girone della promozione, pareggia fuori casa 2-2 contro Micri. Ora la Sessana consolida la propria posizione nella zona playoff, mentre il Cellule scivola nel centro classifica. Seconda categoria, parliamo della Virtus Carano che purtroppo cade con un roboante 6-0 contro la San Giulianese. E ora parliamo di box, con la nostra Chiara Gentile che in questo weekend è impegnata nei campionati italiani di box a squadre femminile e noi di Radio Vaurunga gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo per un conseguimento di un grandissimo risultato. E queste sono le notizie di questa settimana di sport. Alessia, a te la linea. Siamo stati dal comandante dei vigili con il nostro team. Anche un bimbo prima scettico e poi convinto ci ha fatto venire voglia di continuare con il nostro progetto educativo. Continuate a seguirci per scoprire le prossime avventure dei nostri piccoli cittadini. Con quest'ultimo invito vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo.